Francesco Colucci, liceo classico Vettore Vertico di Teramo. A scrivere il proprio nome nell'albo d'oro del 23esimo certamen Ovidianum Sulmonense, concorso internazionale di latino, è Francesco Colucci, del liceo classico Melchiorre Delfico di Teramo, che si è aggiudicato il premio di 1000 euro e diploma di merito. Al secondo posto Chiara Gargiulo, del liceo Terenzo Mamiani di Roma, che ha ricevuto un premio in denaro di 750 euro e diploma di merito. Terzo classificato Dominic Wagner, dall'Austria, con un premio in denaro di 500 euro. Tempo quindi di bilanci per la 3 giorni dedicata alla lingua latina, che ha visto una grande partecipazione di pubblico. La serata conclusiva è la serata più importante, perché è una serata di bilanci e sicuramente il nostro è un bilancio positivo. Abbiamo aperto giovedì con la lettura Ovidi, con la presentazione degli atti, ieri le conversazioni ovidiane apprezzate davvero da tantissimi, e questa sera al PS teatrale la premiazione. La premiazione è un momento importante perché è il riconoscimento di un'eccellenza, e qui abbiamo 43 studenti che rappresentano un'eccellenza nello studio del latino e in particolare negli studi ovidiani. Gli ospiti che sono venuti qui a Sulmona quest'anno, come negli altri anni, negli scorsi anni, hanno apprezzato moltissimo sia l'ospitalità che Sulmona offre in termini di anche di calore e di simpatia, e apprezzano molto anche lo spessore scientifico della gara, perché la gara è gestita come un concorso, quindi con grande serietà, con grande rigore. Le correzioni vengono fatte da una commissione di esperti, di eminenti studiosi, personalità di spicco nell'ambito degli studi ovidiani, e c'è un supporto anche scientifico all'intera manifestazione, per cui noi speriamo di poter incrementare sempre i partecipanti, sempre di più i partecipanti al certamen, anche se già siamo molto soddisfatti di avere una rappresentanza dei migliori licei italiani, ma anche abbiamo sempre ospiti che vengono dalla Germania, dall'Austria, dalla Romania, e che mettono nel loro piano di studi, nel loro programma di studi ogni anno il nostro certamen ovidiano. Bene, oggi è la mia prima uscita pubblica da assessore all'istruzione e alla cultura della Regione Abruzzo. Sta a significare una forte vicinanza alle istituzioni culturali della città di Sulmona in una rinnovata collaborazione. Il certamen in latino è la competizione, quindi mettere in competizione i ragazzi nel senso positivo, in questo caso sul latino, significa andare incontro alle intelligenze, stimolare le intelligenze dei ragazzi e non perdere e disperdere la memoria classica romana. Quindi in qualche modo, ecco, noi stiamo parlando di un'istituzione che da 26 anni fa questo tipo di iniziativa tra il mondo dell'associazione e il mondo delle istituzioni della scuola, e la Regione Abruzzo saprà nel prossimo futuro star vicino a questo tipo di iniziative. Una manifestazione molto importante che quest'anno è giunta alla 23esima edizione, si è fermata soltanto nel terribile anno del terremoto e recentemente per gli anni del Covid che hanno inibito tutte le attività. Quindi si può dire che da oltre 25 anni la città di Sulmona ospita questa prova di latino, che vede convergere a Sulmona studenti da tutte le parti, non soltanto dalle città italiane ma anche dalle città europee e qualche volta anche extraeuropee. Manifestazione importante perché viene fatta nel nome di Ovidio, il certamen Ovidianum, che è il più illustre concittadino sulmonese. L'amministrazione comunale è convinta dell'importanza e del valore di questa manifestazione, la sostiene convintamente e intende sostenerla anche per il futuro.